E ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Qui Dark Mattia Vivella ragazzi, e oggi siamo tornati qui con un video per quanto riguarda Kuaduo Asamoah ragazzi. Ovviamente sapete che io sono juventino, vi parlo soprattutto della Juventus ma soprattutto del calcio, tutte e due. Sono un appassionato proprio forte ragazzi. E comunque ragazzi, vi volevo dire che finalmente, che purtroppo, dico purtroppo, non abbiamo ceduto. Asamoah, ragazzi, non abbiamo ceduto Asamoah. Ricordiamo, Asamoah era stato chiesto dal Galatasaray, però comunque ragazzi, ricordiamo che non è venuto, non è Asamoah non è stato ceduto perché comunque noi se prendevamo l'Axalt del Genoa lo giravamo all'Atalanta, l'Atalanta ci dava Spinazzola e così con l'arrivo di Spinazzola Asamoah poteva partire. Perché ragazzi, non è partito? Perché non è arrivato l'Axalt e non è arrivato neanche coso ragazzi, Spinazzola non è arrivato. Non è arrivato Spinazzola e quindi comunque è un problemino perché non abbiamo ceduto a Samoa. Allora ragazzi, qua da un sito vi leggo cosa dico, qua magari spiega meglio. Il mercato della Juventus si è chiuso, ma Samoa può ancora lasciare i bianconeri, sebbene Marotta abbia già fatto presente che in mancanza di alternative, che adesso non possono più arrivare, perché ricordiamo da noi in Italia il mercato si è già chiuso ieri, l'altro ieri ragazzi, però invece in Turchia ieri si è chiuso ieri a mezzanotte, il 1° settembre. Il ghanese sarebbe rimasto in bianconero. Dal punto di vista formale, tuttavia, il Galatasaray ha ancora tempo per chiudere il mercato. In queste ore non è escluso che i turchi possano fare un nuovo affondo per l'ex Udinese, che spinge per la cessione visto che ha già trovato un accordo con la società del Galatasaray. Quindi comunque il giocatore, il centrocampista bianconero, aveva trovato un accordo con il Galatasaray, però comunque non è arrivato, raga, non è arrivato questo accordo, perché ripeto, l'Axalt doveva arrivare da noi alla Juve, così lo giravamo all'Atalanta, arrivava Spinazzola da noi e così Asamoah poteva partire, però non è successo, ragazzi. Perché dico che purtroppo non è successo, ragazzi? Perché Asamoah, ragazzi, ha una bella età e comunque non lo fa mai giocare Allegri. E quindi, ragazzi, per carità, quando era arrivato nel 2013 era un giocatore molto molto forte, però comunque si è andato a perdere nel tempo e quindi io l'avrei ceduto Asamoah, lo volevo sempre cedere. Vi leggo un po' la sua storia, ragazzi. Asamoah nasce il 9 dicembre del 1988, è un calciatore ghanese, difensore e centrocampista della Juventus e della nazionale ghanese, quindi fa un po' di ruoli. Con la Juventus ha vinto 5 scudetti consecutivi, dal 2012, 2013 al 2016-2017, 3 Coppe Italia consecutive dal 2014 al 2016-2017 e 3 Supercoppe Italiane, 2012, 2013 e 2015, mentre con la nazionale ghanese ha partecipato a 2 mondiali, Sudafrica 2010, Brasile 2014 e 4 Coppe d'Africa, Ghana 2008, Angola 2010, Gabon 2012 e Sudafrica 2013, quindi comunque ha partecipato soprattutto con la nazionale. Ha vinto con tanto, tanto con noi a Samoa, dove addirittura Allegri ha detto che ha descritto come uno di quei cavalli che stanno fermi a lungo e appena hanno un'occasione ripartono a mille. Quindi comunque Allegri aveva molta fiducia su Samoa, però non lo fa giocare mai. Io capisco a Samoa che se ne vuole andare assolutamente dalla Juve, ragazzi, se ne voleva assolutamente andare. E secondo me ha tanta pazienza Samoa, ragazzi. Infatti gli faccio i complimenti per questo. Io lo vorrei vendere, ragazzi, però è ancora rimasto. Il prossimo anno se ne va. Però comunque, ragazzi, mi dispiace. Cioè, non. C'ho tanta una pazienza questo ragazzo. Perché comunque non. Cioè, lo capisco stare tanto tempo in panchina, ragazzi. È molto molto dura, quindi lo capisco. Quindi, ragazzi, questo era il mio pensiero per quanto riguarda che Asamoah non è stato ceduto al Galatasaray. Fatemi sapere voi cosa ne pensate di questa non cessione. Noi ci ribecchiamo ad un prossimo video. Bella ragazzi e forza, Juve, bella.